La cosa che più mi ha sorpreso di Aslan è di come sia passato inosservato rispetto ad altri titoli del 2012. Da un'idea originale di Leo Colovini, Aslan è edito da Ares e distribuito in Italia da Red Globe. È un gioco da 2 a 4 giocatori, della durata che oscilla fra i 90 e i 120 minuti, a dispetto delle indicazioni sulla scatola. Ambientato in una valle tanto prospera quanto celata agli occhi del resto del mondo, pone 4 diverse tribù azteche di fronte all'inevitabile lotta per la sopravvivenza. Per farla breve, un'apoteosi di mazzate. Ma andiamo a scoprire il contenuto della scatola e il funzionamento del gioco. Aztlan è un gioco semplice nel regolamento, ma che non risparmia sulla componentistica. Il tabellone è finemente illustrato e riporta l'immancabile segnapunti, il calendario azteco e le regioni che si distinguono in campi terrazzati, montagne, giungle, deserti e città. Ogni giocatore dispone di una tribù azteca al completo, la tribù del serpente, del gattopardo, del coyote e dei quetzal, meglio noti come la tribù del piccione blu. Le miniature, sebbene tutte uguali, sono davvero ben realizzate e soprattutto facilmente afferrabili senza rischiare di danneggiarle. Inoltre, ogni tribù ha il suo mazzo di carte potere e un segnalino contapunti rappresentato da una piccola ziggurat. Infine, il mazzo delle carte prosperità, doni delle grandi divinità ai mortali. Il turno di gioco è molto molto semplice. Simultaneamente, tutti i giocatori scelgono una delle proprie carte potere, che indicano il potere della tribù in questa era, il territorio di massima influenza, che offrirà più punti vittoria in questa era, e i punti vittoria se la carta viene mantenuta fino a fine partita. Dopo aver scelto la carta, si prendono tante pedine in funzione del numero dei giocatori e dell'era corrente. Sul regolamento troverete una tabella dettagliata. Inizia quindi il primo giocatore. Ogni giocatore dispone di 2 azioni. La prima azione, obbligatoria, consiste nel prendere una delle proprie pedine e posizionarla su uno spazio del tabellone, occupato o non occupato, adiacente o non adiacente, con un'unica eccezione per i laghi. La seconda azione facoltativa consiste nello spostare una pedina già presente in uno spazio adiacente. A questo punto, tutti gli altri giocatori eseguono in ordine di turno le loro azioni. Quando tutti i giocatori hanno terminato il piazzamento, iniziano a volare le mazzate. Tutti i giocatori rivelano la propria carta potere. Dopodiché, a partire dal primo giocatore, si risolvono gli scontri nei territori dove si ha una maggioranza. La maggioranza di una tribù è data dal numero delle pedine nel territorio per il valore della sua carta potere. Il giocatore con il maggior potere decide quindi l'esito di quella battaglia. Sconfiggere e quindi distruggere le pedine nemiche, o coesistere e quindi offrire clemenza alle pedine nemiche in cambio di una carta prosperità. Le carte prosperità offrono speciali bonus in determinate circostanze, per questo però vi rimandiamo all'appendice di regolamento. Quando tutti gli scontri sono stati risolti, si contano i punti dell'era corrente. Complicato? Non vi preoccupate, basta girare il manuale e il calcolo è già servito. Infine, non resta che avanzare il calendario, determinare il nuovo ordine di turno e iniziare così una nuova sanguinosissima era. Aztlan è un gioco forse troppo sottovalutato e credo di aver capito il perché. Ha un regolamento davvero semplice, ma offre una profondità strategica per niente scontata. Io amo dire un Colovini, cioè un gioco facile da apprendere, difficile da padroneggiare. Dovrete mescolare abilmente il bluff nella scelta delle carte potere e nel piazzamento sul territorio, colpire duro quando serve e usare un'accorta diplomazia quando il vantaggio di una battaglia non è certo. Oltre a questo abbiamo una componentistica davvero valida, illustrazioni molto ben fatte e soprattutto funzionali. Insomma, chi pensa che Aztlan sia solo un gioco di maggioranze come tanti altri dovrebbe offrirgli almeno una possibilità. Sono certo che non ne resterà deluso. Purtroppo anche questa seconda puntata è finita. Noi ci vediamo fra 2 settimane circa, sempre qui con Mario e con lo staff di Dungeon Dice. Indossate vestiti caldi perché affronteremo insieme le fredde montagne di Snowdon. Ciao!